E molli la mano sinistra, non mollare, tienila qui, così, fai guardare il piatto corde, deve guardare la recinzione laterale. Questo perché? Perché il polso deve caricare, vedete? Se io sto così non carico, se io apro così non ho caricato, io inizio a caricare di energia, perché questo è importante nel movimento contrario, quando scendo e ritorno col piatto corde in parallelo alla palla, è questo che genera rotazione. Quindi è questo che genera rotazione, questo caricamento. Prima faccio vedere il piatto corde deve guardare la recinzione laterale, guarda quella dietro, scende verso il campo, nel ritornare verso la palla, il movimento contrario del polso, cioè questo, è quello che genera rotazione. Quando io vado a impattare la palla, il piatto corde, facciamo finta che questa sia la palla, il piatto corde deve entrare, vedete, in diagonale, quindi la spazzolo un po' da sotto.